Ciao ragazzi, siamo nei laboratori Beast. Sono qui per mostrarvi come si tagliano i tubi delle penne Beast. Questo è il potentissimo tornio che andrò ad utilizzare. Come vedete, questo è l'utensile da taglio. Qui c'è una contropunta. E questo ovviamente è il mandrino. Sottofondo, come potete sentire, l'intramontabile Bob Marley. Adesso metto la camera sul cavalletto, già che non riesco a lavorare con una mano sola. Vado a prendere la barra d'alluminio, che è questa qua. Devo andare ad intestare una delle due parti, che è questa. Allora, inserisco la barra. Ok, chiudo il mandrino. Riprendo la camera. Allora, adesso aziono il mandrino. Con l'avanzamento vado ad intestare la barra. Vedete, in questo modo. Ok. Fatto questo, cosa faccio? Infilo la barra e uso la contropunta come misura. Questa è la contropunta. Chiudo il mandrino. Ed ora, senza muovere la torretta, io vado a fare sempre la stessa misura. Ok, come potete vedere, in questo modo io taglio e smusso contemporaneamente la punta. Non è un lavoro esaltante, anzi ammetto che è una rottura di palle. Queste sono le punte che ho fatto fino adesso e mi mancano 10 barre. Cazzo, figata, pensatemi.